hanno camminato insieme per oltre 20 anni, Giovanni Paolo II scrivendo pagine di un pontificato destinato a lasciare un segno nella storia del mondo e della Chiesa, Joaquín Navarro-Valls nell'interpretare e divulgare in modo chiaro e preciso quelle tracce, dando un'impronta nuova e innovativa alla comunicazione vaticana. Lealtà, professionalità e dono di sé sono le tre qualità messe in luce da Monsignor Mariano Fazio, vicario generale dell'Opus Dei, istituzione alla quale Navarro apparteneva come numerario, celebrando a Roma i suoi funerali a pochi giorni dalla scomparsa dell'ex portavoce vaticano avvenuta ad 80 anni in seguito ad una malattia. Studi da medico, conoscitore di molte lingue, corrispondente ed inviato in zone di guerra per il quotidiano spagnolo ABC, presidente dell'Associazione della Stampa Estera a Roma. Proprio in questa fase, nel 1994, Giovanni Paolo II lo chiamò accanto a sé, affidando per la prima volta ad un laico il ruolo di direttore della Sala Stampa Vaticana e quindi scegliendolo come suo portavoce. Un rapporto costruito nel tempo sulla franchezza e sulla fiducia, sul confronto schietto anche davanti a dubbi e a momenti difficili. Parlava con lui, Santo Padre, come la soluzione si raggiungeva in pochissimi minuti e si faceva quella comunicazione. Devo aggiungere, per dirlo tutto, che identico sistema è stato con Benedetto XVI nei primi 2 anni del pontificato che lo ha accompagnato. E anche lui era di una cordialità straordinaria quando c'era Santo Padre, forse questo, sì facciamolo così, facciamolo in modo tale, era un tipo di collaborazione stupenda che naturalmente la gente riceveva con grande gioia e con grande interesse. Per 3 volte, cosa assolutamente inusuale, Navarro Valls fu a capo di delegazione della Santa Sede per alcune conferenze delle Nazioni Unite, nelle quali si discuteva di temi come il matrimonio e la famiglia, che erano il cuore del magistero di Giovanni Paolo II. Un uomo completamente dedicato al suo servizio, capace di intrattenere relazioni con i potenti della terra e preciso nel preparare i viaggi più difficili del Papa polacco, come quello a Cuba nel 1998. Con gli anni la sua relazione con Wojtyła divenne sempre più familiare. A dimostrarlo la commozione sincera in Sala Stampa Vaticana nelle ultime ore di vita di Giovanni Paolo II. Penso che non ha nessun interesse i miei sentimenti in questo momento. Certamente è un'immagine che non avevo visto prima, in questi 26 anni. Il Papa lucido, straordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare. Immagine nuova. Nuova come l'immagine di sé che Navarro Valls consegnò allora ai giornalisti, un uomo che stava perdendo il suo amico. Spesso, aveva raccontato, doveva aspettare perché si stava confessando, perché pregava, tenendo in mano piccoli pezzi di carta che contenevano le richieste provenienti da ogni luogo della terra, i dolori del mondo. Ho imparato molto da lui nel rispetto della persona umana, dove lui vedeva la immagine di Dio. E questo rispetto è una cosa che, vissuto accanto a lui, non ti puoi scordare mai, mai. Grazie Giovanni Paolo II per quel capolavoro che con l'aiuto di Dio hai fatto nella tua vita.